Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. È un po' di tempo che non pubblico sul canale e vi devo chiedere scusa, ma siamo stati pieni di lavoro e non sono riuscita a trovare il tempo da dedicare ai video. Ma oggi voglio rimediare rispondendo alle domande che mi avete fatto sui famosissimi file Rinex, che molti di voi sicuramente non useranno più e penseranno che sia una cosa antiquata, ma in realtà non è così e ci sono ancora molte persone che li utilizzano. Quindi bando alle ciance e passiamo al video. Cosa sono i file Rinex? Rinex significa Receiver Independent Exchange. Sono file di interscambio tra ricevitori di marche diverse. Mi spiego meglio. Questo specifico formato permette la memorizzazione di dati provenienti da sistemi satellitari. Ne consente la raccolta e lo scambio indipendentemente dal tipo di ricevitore che avete utilizzato per effettuare le misure. E voi vi chiederete a che cosa servono? I dati memorizzati in formato Rinex possono essere post-processati per ottenere una soluzione più accurata. Questa procedura consente di aumentare la precisione delle misure attraverso la correlazione delle misure acquisite con almeno due ricevitori diversi. Questo permette di ridurre o addirittura eliminare le cause d'errore più comuni. Questa procedura viene utilizzata solitamente per determinare i punti d'appoggio o costituire delle reti di inquadramento. Il trattamento dei dati, come ho detto prima, viene fatto in post-elaborazione. L'obiettivo è quello di determinare il vettore baseline, ovvero il vettore che unisce i due vertici su cui stazionano i due GPS. Ma come faccio a ottenere i file Rinex? Con il programma Trimble Access o Trimble Survey è davvero molto semplice. Il trucco sta nella creazione dello stile di rilevamento. Ma ve lo mostro subito. Quando creerete uno stile di rilevamento, dovrete selezionare l'opzione RTK e registratore dati. Effettuare il vostro rilievo, consentendo al programma di salvare i file sul controller. Una volta che effettuerete il vostro rilievo, verrà creata una cartella al cui interno ci saranno tutti i file generati da quel determinato rilievo. Il formato di questi file è T01, T02 e via dicendo. Proprio questa mattina ho voluto fare un rilievo con questo stile di rilevamento in modo tale da farvi vedere che cosa sarebbe comparso sul TSC2. A questo punto questi file grezzi andranno trasformati in Rinex. Anche qui per effettuare questo passaggio è molto semplice, ma ve lo devo mostrare al computer, quindi andiamo. Sul vostro PC dovrete scaricare il programma Convert to Rinex, un utility completamente gratuita di Trimble che potete trovare sul loro sito oppure accedete direttamente dal link in descrizione. In realtà bisogna installare prima un'altra utility, il configuratore di Trimble, altrimenti avrete problemi con l'esecuzione del software. Una volta che avrete installato il configuratore, potete procedere con l'installazione di Convert to Rinex. Per quanto riguarda invece la conversione del file, basta aprire il programma attraverso l'opzione Open. Nella maschera cappare potrete modificare i vari parametri editabili e una volta che avete finito di impostare tutti i parametri potete procedere con la conversione, sempre attraverso il menu File, Convert to Rinex. Nella schermata sotto vi apparirà l'esito della procedura. I file verranno salvati automaticamente nella cartella di default. Per cambiarla vi basterà andare su Tools, Option e nella finestra che vi appare sotto potrete indicare il percorso della nuova cartella che avete scelto. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui, vi ringrazio per averci seguito, spero che il video vi sia stato utile. Se avete qualcosa da aggiungere o altre domande potete scrivermele nei commenti, sapete che mi fa sempre piacere. Per il resto ci vediamo al prossimo video, ciao!